resort, suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? It was up my night tonight. Chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. Cause I'm losing my sight, losing my mind. Edizione della WLF qui da Hartford in Connecticut, lo stato natale di Triple H. Oggi non si parlerà di Triple H, bensì del nuovo campione WLF, dato che MVD ha perso il titolo clamorosamente a RISING SUN ROULETTE SUPERSHOW proprio la scorsa notte, quando Mr. P glielo ha strappato in un last man standing match, ragazzi. Con il match valido per la cintura femminile delle Divas qui in WLF, una cintura meno prestigiosa ovviamente di quella massima, ma comunque è sempre una cintura che appartiene al circuito WWF, anche se si trova qui in WLF, e quindi è sempre importante possederla. Kimberly, la professoressa sexy. E beh, per lei è una grande chance questa, eh. È una grandiosa chance, l'ha meritata. Ha battuto sia Mary Gostin, sia Katia, scusate, sia Cele, se non erro, in un triple threat davvero insidioso. E ha ottenuto questa title shot dunque. WLF femminile è rimessa in palio dunque questa serata tra Cele, la campionessa, e Kimberly. Eccoci pronti al primo match della serata, quindi che bene, Cele contro Kimberly, la campionessa contro Kimberly. Subito, attenzione, subito standing drop kick a vuoto, però Kimberly questa chance non la vuole sprecare. Ma Kimberly che con un nuovo tatuaggio e con un nuovo vestito nero, però Cele qui back chop, eh sì, e poi attenzione, se la carica, mossa di sottomissione, però poi la lascia. Sta lottando bene qui Cele, molto bene, e Kimberly sembra stordita. Kimberly sembra stordita. Standing dropkick, ottima manovra dal paletto Cele, che è molto abile a queste manovre. Kimberly viene colpita in pieno da questo missing dropkick. Però molto bravo, molto brava l'ex ragazza di John Jason. Eh sì, ora è lei a prendere le direzioni del match. Swing neck breaker, eh sì, ottima combo la sua, quella di Kimberly, ex campionessa, ricordiamo, gli finale sarà andata a togliere il titolo. Altro standing dropkick da parte di Cele, che poi va a collidere con la flotter DDT, ragazzi, una grandiosa manovra. Sleeper hold, qua attenzione, ma non basta, subito Cele ancora
standing drop kick, stavolta però è la terza volta che lo esegue. Sì, troppo prevedibile stavolta la campionessa. Attenzione Cele qua, viene colpita ripetutamente, però poi è molto brava qui, ancora attenzione, la prende ancora manovra in sottomissione. Eh sì, altro, ci sono le corde stavolta, ci sono le corde, non gli servono a Kimberly, però, che è molto brava ad incollarsi lei stessa, la grande mattatura questa Kimberly. E poi sleeper hold, attenzione, sleeper hold. Siamo vicino alle corde, ma la sleeper hold è ben portata qua. Sì, sì, è ben portata, però chi c'è, attenzione, alla fine un altro jump breaker si divincola. E attenzione, prende la ricorsa per l'ennesima float over DDT. Ma non basta un altro, ne vuole un altro. C'è la spin buster, stavolta c'è la spin buster di Kimberly. Attenzione, attenzione, c'è la spin buster. Questa è una manovra importante, una manovra importante. Attenzione però a Sistor di Cele, è Sistor di Cele che va alle spalle, attenzione, Full Nelson, poi la lascia. La fa correre, attenzione, la prende al volo, hard drag, ottima manovra. E poi come clutch. Sì, brava, però poi la lascia rapidamente. Eh sì, attenzione, qui sbaglia tutto Cele. E attenzione, grande bulldog da parte di Kimberly. Attenzione, Cele viene colpita più volte. Però ancora ragazzi, mamma mia, la sta distruggendo. Però Kimberly qua ancora le forze. Attenzione, c'è il concussion da nulla. Lo deve solo chiudere. E lo andrà a chiudere con il flag check. Una delle tipiche trademark moves cioè di John Jason. Kimberly potrebbe chiudere il match, ma insomma perde una grande occasione qua. Perde una grande occasione, Cele allontana, attenzione, la prende al volo, aia. Attenzione, Cele dal paletto, non può fallire stavolta, Cele! Fa con il suo leg drop volante, che va a chiudere il match forse. Uno solo, non ci credo, uno solo. Allora l'ha pianta al suolo. L'ha piantata al suolo, mamma mia. Attenzione, va dal paletto, non può fallire, spalla qui Cele. Che grave errore di Cele. Attenzione, qui c'è la spin buster. Qua ha chiuso il match. Eh sì, arriverà la flapjack. Eh sì, Cele qua veramente ha chiuso il match Kimberly. Mamma mia ragazzi, che manovra. Ancora flapjack, Cele non c'è più. È caduta malissimo in quel dropkick sull'osso sacro, se non erro. Attenzione! Che manovra! Standing Sea Fire di Kimberly. Mamma mia ragazzi, attenzione alle spalle! Flashback! Flashback! Eh sì! Attenzione qua, Cele però molto brava qua, allontanarla, a riuscire. Vediamo chi la vince stavolta. La vince Cele! Se la groppa, no, va sopra e poi. Mamma mia ancora! Che stavolta Cele stava molto brava, molto reattiva. Però qua attenzione a Kimberly! Back suplex! Mamma mia ragazzi, finito il match qua! French kick! Il calcio alla francese e poi arriverà anche la Jason Cushion che chiude il match. Abbiamo una nuova campionessa. La prova a chiudere con la sottomissione. Attenzione, prova a chiudere con la sottomissione. Ma non basta forse, Cele fatti quasi ribella. Attenzione, le mette giù con la sella elettrica. Dentro lo schieramento ma non li copre le gambe. Solo due infatti. Manca flip, attenzione! Tappaletto, stavolta non può fallire! Cele! Con un super leg drop
dal paletto, clamoroso ragazzi. A Kimberly, è la prima che si rialza e la va a schienare, non ci credo. Oh, e neanche conto di uno. Eh no, neanche conto di uno. Jessica, attenzione, attenzione, aia, la stesa al suolo. Stesa al suolo qua, attenzione, Spinebuster! Incredibile! La chiusa, stavolta la chiusa, stavolta c'è! Forward! Rush leg sweep! E gli dà la vittoria qua! Eh sì, qua gli è data la vittoria! Uno! Ah, solo uno invece! Frantordetti! La va a chiudere! La va a chiudere stavolta! Stavolta la va a chiudere! Non ci credo, attenzione, la rialza, e attenzione, il suo suplex a neck breaker. Tutti a casa qua, tutti a casa, è tutto pronto per la reggae shock. Niente da fare invece, niente da fare, attenzione qui Cele, ma attenzione, va con il flat leg drop, non la colpisce bene, ma forse, attenzione, quel tanto che basta per chiuderla, incredibile. 1, 2 e 3, Cele mantiene il titolo di campionessa femminile della WLF, sì, precisamente il titolo delle Divas in WLF. Grandiosa vittoria, grande affermazione di una Cele che dimostra di meritare ancora una volta quel titolo. Già l'ha difeso una volta un mesetto fa contro Cele, ora contro Kimberly, e ancora lei la campionessa. Ora, secondo match, vedrà Paul Jackson contro Mike e Bardo, e non saranno valide le interferenze.